Benvenuti, benvenuti davvero e grazie per aver aderito a questa iniziativa. Quindi saluto il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, la Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, Presidente di Casa Artigiani Giacomo Basso, poi ancora il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, il Presidente di CNA Daniele Vaccarino. Grazie per questa presenza, perché oggi prosegue il confronto con i rappresentanti delle forze produttive del Paese. Abbiamo scelto questa mattina di iniziare dai rappresentanti del commercio, dell'artigianato, della piccola media impresa, del terziario, della distribuzione. Sono tutti settori che stanno soffrendo particolarmente gli effetti di questa emergenza, e forse anzi quelli che sono più colpiti, perché vivete quotidianamente le difficoltà attuali della fase di ripartenza delle attività economiche. Quindi non solo la fase più acuta del lockdown, ma gli effetti ancora li state misurando. Gli ultimi dati dell'Istat ci restituiscono una immagine molto preoccupante, un quadro che segnala ad aprile 2020 delle vendite al dettaglio diminuite del 10,5% rispetto a marzo, e quindi a determinare il forte calo sono soprattutto le vendite dei beni non alimentari. Nel trimestre febbraio-aprile il calo complessivo viene riassunto in una percentuale molto significativa del 15,8%. Sono variazioni negative che difficilmente abbiamo sperimentato, non negli ultimi anni, ma negli ultimi decenni. Il lockdown, dicevo, ha determinato la sofferta come decisione per il governo, chiusura di esercizi di piccole e medie imprese, che ovviamente non sono solo luoghi di produzione, di lavoro, di ricchezza, ma sono anche luoghi in cui si manifesta anche la socialità, no, i servizi ai cittadini, i luoghi di incontro. I pubblici esercizi poi in particolare sono uno sbocco determinante per le nostre filiere produttive e anche un fattore decisivo per l'attrattività del Paese. Ed è proprio con la riapertura degli esercizi commerciali, dei servizi in generale, che si è riacceso anche il fervore della vita quotidiana delle nostre comunità. I nostri paesi, le nostre città hanno finalmente riacquistato, direi, anima, voce, si sono riprese a dispetto ancora delle regole vigenti di distanziamento. L'Italia sta faticosamente uscendo da uno shock senza precedenti, che ha comportato e sta comportando costi umani altissimi, costi sociali ed economici altrettanto alti. Ora però bisogna guardare al futuro, e come ci stiamo ripetendo, noi non possiamo pensare di ripristinare la vecchia normalità. Dobbiamo assolutamente affermare una nuova normalità per il Paese, una normalità che deve prevedere dei tassi di crescita economica e di sviluppo sostenibile e sociale per il Paese ben più elevati rispetto al passato, dove, come sapete, scontavamo un po' delle difficoltà, e se guardiamo al prodotto interno lordo, alla produttività, ci collocavamo sempre al di sotto negli ultimi anni della media europea. Siamo però consapevoli che gli effetti, diciamo, completi della crisi devono ancora dispiegarsi. Questo ce lo dobbiamo dire. Abbiamo nella diagnosi anche e nelle valutazioni scambiate anche con autorevoli economisti sabato, e anche con altre interlocuzioni che abbiamo avuto con le massime autorità anche economiche, è chiaro che l'incertezza c'è, l'incertezza peserà ancora. Quindi non è sufficiente sbloccare il lockdown, riaprire le attività perché venga meno questa incertezza. Sempre l'Istat ci dice che oltre la metà delle imprese prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine del 2020, e un'impresa su quattro segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività. Ovviamente non vi sono sfuggiti gli interventi che
in questa situazione così critica abbiamo già dispiegato. Abbiamo messo sul campo e preventivato una quantità di risorse senza precedenti, 80 miliardi, più ovviamente le garanzie per la liquidità, più le moratorie sui finanziamenti a famiglie e imprese. Dicevo ieri che in rapporto al PIL l'Italia si colloca in questo momento al secondo posto per impegni finanziari assunti in Europa in particolare. Ci sono tantissimi provvedimenti tra quelli adottati, le moratorie, le garanzie sui crediti delle imprese attraverso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e poi le garanzie rilasciate da SACE, una misura che ha presentato delle criticità che io stesso non ho nascosto. Sono state anche interlocuzioni con alcuni di voi per cercare di capire e superare queste criticità. C'è stata in sede di conversione molta attenzione, un grande contributo anche da parte del Parlamento per migliorare quel decreto, quelle norme. Era ovviamente è tutto, siamo in fase sperimentale, quindi ci ritroviamo a dover gestire un'emergenza e sicuramente non avendo potuto programmare interventi del genere ci stiamo misurando anche con delle difficoltà oggettive del sistema paese, degli apparati burocratici, mentalità diciamo radicate, strategie anche diciamo che i vari uffici pubblici, anche i partner privati di questi progetti dobbiamo scontare tutte queste diciamo novità. Stiamo però, almeno negli ultimi giorni, poi mi direte, assistendo, almeno se guardo ai dati e ai flussi che seguo costantemente, a un miglioramento un po' in questo meccanismo. Diciamo la sensazione è che anche le imprese bancarie, dopo l'iniziale assestamento, inizino un poco a creare dei flussi diciamo, di erogazione più consistenti, più apprezzabili. Vorrei inoltre ricordare la sospensione di molti pagamenti fiscali, contributivi, l'esenzione al versamento della prima rata IRAP, il contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo. Da ieri abbiamo anche, l'abbiamo detto noi, abbiamo dato la comunicazione ufficiale, c'è la possibilità di potersi iscrivere e quindi di poter compilare dei moduli che speriamo siano considerati, ci siamo raccomandati che fossero quanto più semplificati possibili. E a questo punto diciamo ci dovrebbe essere accesso al contributo a fondo perduto per tutte le partite IVA, artigiani, commercianti, piccole imprese che abbiano un fatturato nell'ultimo periodo di imposta inferiore a 5 milioni di euro, per il quale da ieri quindi ci sarà la possibilità di accedere online per 60 giorni a presentare le domande. C'è anche un credito d'imposta nella misura del 60% e il canone di locazione di immobili destinati allo svolgimento delle attività economiche e ci sono varie altre misure. Diciamo che le misure ci sono, c'è un complesso di interventi che diciamo non sono affatto trascurabili, se mi permettete di dirlo, nella portata economica. Siamo qui con voi sicuramente per raccogliere, immagino, le istanze che vorrete diciamo rappresentare in questa occasione di confronto. Però se mi permettete vi invito anche ad abbracciare un'altra prospettiva, cioè questo incontro e questi incontri sono anche preordinati a un progetto anche di rilancio, come vi è stato anticipato nella mia lettera d'invito. Cioè nel mentre in cui dobbiamo assolutamente con voi continuare il dialogo per cercare di mettere a fuoco quelle che sono, diciamo, quella che è la messa a terra di queste misure economiche e di questi interventi che abbiamo già dispiegato, valutare e monitorare l'impatto che concretamente stanno avendo e se del caso predisporci anche a qualche nuovo intervento che non possiamo escludere. Nello stesso tempo però abbiamo il dovere e la responsabilità di programmare un rilancio, perché come diceva Keynes, è stato ricordato anche dal governatore Visco sabato scorso, il modo migliore in un sistema economico per intervenire nel breve periodo e dare risposte efficaci alla crisi è lo sguardo lungo e quindi allungare lo sguardo verso obiettivi di medio e lungo periodo. Noi oggi abbiamo la responsabilità di programmare il rilancio. Quel documento che avete davanti è un documento che sotto
una serie di obiettivi politici di grande respiro, poi individua delle linee di intervento articolate in singoli progetti per un totale, credo, di 187 progetti. È un lavoro che abbiamo preparato con i ministri, abbiamo lavorato intensamente per presentare a voi questo progetto di piano di rilancio. L'abbiamo condiviso anche con i gruppi parlamentari di maggioranza. Abbiamo, quindi è veramente uno sforzo corale. Su questo noi chiediamo un'interlocuzione con voi. Vi chiediamo suggerimenti, vi chiediamo proposte, vi chiediamo pareri. Siamo disponibili quindi a ricevere anche appunti scritti, anzi sarà sicuramente raccomandabile, perché ovviamente immagino vi vorrete prendere qualche giorno per dare qualche suggerimento. C'è qui la responsabilità, diciamo, di chi, consapevole di dover governare un paese e indirizzarlo verso la ricostruzione e verso un miglioramento della situazione, dello status quo ante, si fa carico di disegnare una linea politica, economica e sociale. E quindi c'è una caratterizzazione politica ben precisa, ma non politica nel senso del colore di un singolo partito, una caratterizzazione politica nel senso che c'è una prospettiva di sviluppo, una, diciamo, che si articola sia per quanto riguarda una transizione energetica, sia per quanto riguarda una Italia più equa e inclusiva, e ovviamente sia per quanto riguarda un'Italia più moderna, con infrastrutture sicure, un'Italia digitale, un'Italia con una pubblica amministrazione che sia realmente a servizio dei cittadini e delle imprese. Ci sono tanti progetti che direttamente vi riguardano, e voglio essere anche molto chiaro, perché io sono venuto a parlare da voi, ci siamo incontrati anche quando mi avete invitato in assemblee vostre solenni, in occasioni pubbliche. Per esempio durante la legge di bilancio c'è stato un passaggio in cui avete ricavato qualche motivo di preoccupazione, per esempio il piano cashless. Vi ho sempre detto e continua a essere quella la linea del governo. Noi vogliamo un'Italia più digitale. Siamo convinti che la strada per renderla anche più equa, più inclusiva, perché è chiaro che il contrasto a un'economia sommersa che caratterizza il nostro sistema è un obiettivo che dobbiamo condividere tutti, perché l'economia sommersa non solo sottrae immediatamente risorse finanziarie al circuito istituzionale, al circuito legale, ma costituisce anche un serio ostacolo alla modernizzazione del Paese. Noi non possiamo digitalizzare il Paese se rimarrà consistente un'economia sommersa. E questo è il vero problema. Quindi non è solo il problema dei 100, 110 miliardi, 120 miliardi che sono sottratti al circuito legale. Certo che è un problema quello, sono somme consistenti, ma è chiaro che se noi andiamo a modernizzare il Paese per renderlo più avanzato, per farlo correre quella crescita del PIL, per non avere più una sofferenza congenita nella produttività, nel prodotto interno lordo, non potremo mai raggiungere questo risultato, perché potremo digitalizzare quel che vogliamo, una grande percentuale dell'economia del Paese rimarrà sottratta alla digitalizzazione. Il modo per raggiungerlo però è un modo dolce, fair, gentile. Non abbiamo mai pensato di imporre penalizzazioni a chi non si conforma, lo avete visto col piano cashless, a chi non si conforma a questo che dovrebbe essere una buona pratica dei pagamenti digitali. Adesso stanno per arrivare, per dire, questo recovery fund, e quindi siamo chiamati a elaborare nell'ambito di questo piano di rilancio poi un più specifico recovery plan italiano. Ovviamente nell'ambito di questo, perché questo c'è tutto il programma dell'azione di governo di rilancio, all'interno di questo poi andremo a individuare e presenteremo a settembre un piano specifico di recovery, quello italiano. Tenete conto che ovviamente dovremo selezionare alcuni investimenti specifici che entreranno in questo progetto finanziato dall'Europa. Ebbene, anche lì immaginate, c'è la possibilità
per evitare aggravi, per esempio per i commercianti, per quanto riguarda i pagamenti digitali. Cioè abbiamo la possibilità di chiedere investimenti per la strumentazione, per tutte, cioè possiamo chiedere investimenti per favorire una transizione dolce, gentile verso questo piano di pagamenti digitali. Non vogliamo quindi penalizzare nessuno, piuttosto quindi incentivi ai pagamenti digitali, piuttosto che penalizzazioni nel caso in cui non ci siano ancora, non ci si adegui ai pagamenti digitali. Questa è la filosofia del governo. In questo ci piacerebbe, con tutte le difficoltà che dobbiamo scontare, che voi foste pienamente partecipi di questo patto. Ovviamente ci sono tanti altri progetti, ma insomma non voglio parlare io, siamo qui per ascoltarvi, poi sentiremo anche i ministri. Mi fermo qui.